Arriviamo ad Abu Dhabi dopo due gare consecutive molto impegnative e cercheremo di finire al meglio questa stagione, e cercando di raggiungere anche il miglior risultato possibile considerando il fatto che avremo il doppio punteggio, e nel frattempo cercheremo di fare esperienza in ottica l'anno prossimo. La pista di Abu Dhabi è una pista abbastanza particolare e una di queste particolarità è data dal fatto che la temperatura cambia abbastanza durante il corso del weekend, a partire dall'FP1 fino all'FP2 e allo stesso modo a partire dall'FP3 fino alla qualifica. Questo ha un effetto non trascurabile sul rendimento degli pneumatici. E in termini di tracciato è una pista che ha un primo settore abbastanza veloce, seguito da un secondo e un terzo settore più guidati, dove è importante avere una buona reattività e precisione della vettura. Il circuito di Yas Marina è un circuito, se vogliamo, che deve combinare diverse caratteristiche per esprimere una buona prestazione. È importante avere carico aerodinamico, ma in modo efficiente, per non penalizzare troppo la vettura nei rettilinei che ci sono presenti. Serve una buona stabilità in frenata, ma allo stesso tempo serve anche una buona reattività della vettura per garantire un buon secondo e terzo settore. Serve una vettura con un buon raffreddamento, sia di freni che di motore, per far fronte alle richieste specifiche della pista. Dal punto di vista di consumo del carburante, le nostre stime ci dicono che sarà una pista con un consumo abbastanza elevato, non al massimo della stagione, ma abbastanza elevato, quindi è possibile che sia necessario un po' di fuel saving. Dal punto di vista del recupero d'energia, invece, dovrebbe essere una pista abbastanza favorevole, con molte frenate, quindi molta possibilità di ricaricare l'MGUK in frenata. Per la prima volta in questa pista avremo i pneumatici soft e super soft. Pirelli ha scelto queste mescole per puntare più sul grip che non sulla consistenza nei long run. Pensiamo sia una buona scelta, sicuramente aiuterà le prestazioni in qualifica per tutte le squadre, aiuterà probabilmente anche il warm up degli pneumatici. Sarà da scoprire la durata e la consistenza degli stessi nelle condizioni di long run, in condizioni di gara. Dopo il Gran Premio avremo due giorni di test sullo stesso tracciato. Sono due giorni molto importanti per fare esperienze in ottica l'anno prossimo, per accumulare dati, fare misure e testare anche nuove soluzioni. Sono poche le occasioni di test che abbiamo durante l'anno, quindi cercheremo di massimizzarne al massimo per trarne il più possibile informazioni per l'anno prossimo. Il pit stop è la fase di una gara di Formula 1 in cui la vettura si ferma in corsia box per la sostituzione dei pneumatici, la regolazione dei gradi di ala anteriore o l'eventuale sostituzione di alcuni componenti di carrozzeria. Un pit stop può essere effettuato più volte durante la gara a seconda dell'usura dei pneumatici stessi o delle strategie scelte. I componenti della squadra pit stop sono 24 e sono suddivisi tra le varie operatività richieste. Sono gli addetti alla sostituzione dei pneumatici, al sollevamento della vettura, al controllo del traffico e dell'operatività o alla regolazione dei gradi anteriori. Ci sono anche 4 operatori pronti nel garage a uscire nel caso sia necessario sostituire le gomme a due vetture consecutivamente. Può essere interessante parlare anche di alcuni numeri relativi al pit stop. Ad esempio, il tempo necessario alla squadra per essere pronta per effettuare il pit stop partendo dal garage è di circa 10-12 secondi. Per avere un pit stop tra due vetture consecutive è necessario un intervallo di circa 6 secondi tra le vetture stesse, e un buon pit stop richiede un tempo nell'intorno dei 2 secondi. Il pit stop è anche un interessante mix tra tecnologia e capacità tecniche e fisiche delle persone. La tecnologia è estremamente utilizzata nella progettazione e nella gestione delle attrezzature che vengono utilizzate durante il pit stop stesso. Un interessante esempio sono gli avvitatori. Sono avvitatori pneumatici che possono girare fino a 14.000 giri e devono essere operati da meccanici altamente qualificati. Tutte le persone coinvolte nel pit stop devono seguire un dedicato programma di allenamento psicofisico, in palestra e in laboratorio di psicotraining, e tecnico. L'allenamento tecnico comporta l'esecuzione di più di 1.500 pit stop su una vettura manichino realizzata a Maranello. Questo è l'unico modo per essere pronti quando il pit stop vero arriva durante la gara.